Tony di Napoli che è arrivato qui nel nostro studio, ancora un po' di pubblicità e poi passiamo veramente con il suo incontro perché viene a presentarci il suo nuovo figliuolo, direi, perché ogni disco è come un figlio per un cantante. Ça y est, on est encore là dans notre live, dans notre direct et dans notre année anniversaire, parce que vous l'avez entendu, 75 ans d'immigration italienne en Belgique. On est très heureux de voir défiler, entre guillemets, pas mal de personnages. On va tous les inviter, hein, ils ne vont pas y échapper. Tous ceux qui aiment l'Italie sont les bienvenus sur Radio Italia. Et là, c'est quand même, je veux dire, un poids lourd, comme on peut l'annoncer, oh, comme ça. Un vrai, pas pour son poids, hein, parce qu'il a toujours gardé la forme. Il a vraiment cette esthétique typiquement italienne et je dirais sicilienne, hein, parce que, écoutez, son voyage, il ne date pas d'hier. Hein, donc, il est arrivé en 57, mais il est né en Sicile, plus précisément à Grotte. C'était le mois d'avril, c'était le 16 et c'était l'année 1938. Faites le calcul, il aura 83 ans cette année 2021 qui correspond à la 75e année de l'anniversaire et de la venue des Italiens en Belgique. Alors, avec nous, le Gruttisi, 6000 soirées, des disques en veux-tu en voilà, des balles populaires, une voix extraordinaire, c'est Tony di Napoli. Ciao, ciao direttore. Carissimo Tony. Ciao, ciao. Che piacere. Et je dirais, sono contento, je suis vraiment heureux que ce soit Tony di Napoli qui inaugure un peu cette carrellata, comme on dit, ce témoignage, parce que bon, voilà, vous venez d'avoir la sigle, on la connaît, mais l'ouverture de témoignage de 75 ans d'immigration italienne en Belgique. Veramente, c'est. Alors, grazie. Io parlo un po' in francese, un po' in italiano. In italiano. Et il a dit en italien, il a dit en français. T'as vu? Comme quoi, on se retrouve. Tony, perché accetti di venire? Perché accetta Tony di venire? Giustamente, sai, abbiamo. Finito di registrare questo disco, è un anno che ci lavoriamo, doveva uscire il 16 aprile del 2020, non è stato possibile perché ti devo dire che l'ultima apparizione in pubblico l'ho fatta il 1 marzo del 2020, dunque per la festa degli Alpini, poi tutte le altre feste sono state annullate, donc toutes les sous-fêtes ont été annulées, donc le 1er mars 2020, depuis cette soirée-là, je n'ai plus rien fait qui apparaît dans le studio, donc quand on pouvait, naturellement. Alors, Tony di Napoli, vous prenez ça comment, comment lo prende Tony di Napoli, questo spazio che viene a mancare, questo... Ho paura, caro Lorenzo, che meno faccio, meno voglia di fare, perché io... Sai, l'età avanza, non ci voleva questa pandemia. Si è un po' stoppato. Veramente, sì. Infatti ho preso al minimo 3 kg in più. Sai, un po' di depressione ti butti nel mangiare. Nella tavola e tira avanti, è così. Ecco, si cambiano anche un po' di movimenti, si cambia un po' di vivere, no? Io ho parlato di recente con Rocco Granata, sai come Rocco ha perso una persona importante. Sì, mi dispiace. È veramente un dramma perché
Nel lockdown Rocco Granata perde la moglie Rosy. Ecco. E quando ti ritrovi veramente solo in una casa dove lui abita, certo parenti lo vengono certo, a trovare, sì. Però è un, come dire, un contraccolpo supplementare, sei d'accordo? È duro, sì, sono d'accordo perché anche a casa mia, anche noi abbiamo problemi di salute, anche mia moglie ha subito 4 bypass, dunque. E allora sai, ho paura che succeda qualche cosa da un minuto all'altro, speriamo a Dio che ci guardi il più possibile insieme. E capisco Rocco. Rocco Granata che salutiamo, però ogni tanto ci telefoniamo, ci facciamo uno squillo, qualche sms, glielo facciamo. Però io, caro Tony, prendevo il spunto su quello che dicevi, perché anche Rocco, che ha la stessa età tua. Sì, siamo lui è nato il 38, il 16 agosto. Per cui qualche mese ti deve rispetto. Una volta il disco che ho fatto in onore a Rocco Granata, dunque alla Sabbath mi siamo arrangiati, abbiamo messo le due date di nascita, 16-4, 16-8. 16-4 tu e 16-8 lui. 16-8 sì. Comunque l'anno è quello lì. Numero di Catania. Sì. L'anno è quello lì, sì, è sì. il 38. 1938. Ma mi diceva pure, bon, Rocco Granata mi diceva aussi, écoute, non, j'ai plus envie de faire ça. E c'est vrai qu'à un moment donné, on a l'envie che viene a mancare. Come io ti dico la verità, Lorenzo, io senza il pubblico non so cantare, io ho bisogno del pubblico, se non c'è il pubblico non sono più nessuno, non mi sento più di... Io non faccio più niente a casa. Ma sai? Il pubblico tornerà? Televisione, a dare un po' lo studio per registrare, c'è ancora un piccolo progetto per più tardi, che speriamo sarà forse l'ultimo. Ma perché? Forse perché il penultimo, eh? L'età avanza, sai, 83 anni... C'è la signora lì di Sant'Agata di Militello che ha compiuto 110 anni, è nata nel 1910, per cui ha voglia, fortunato. C'è ancora tanta strada da fare. Fortunato, sì. Tony di Napoli in studio con noi perché ha fatto questo nuovo disco, anche per fare una chiacchierata, è importante sentire questi nostri mostri sacri, lo dico caro Tony, perché sì. Se uno che, non parliamo di record, però... quante serate tantissime, e quanti avvenimenti, tantissime. Sei il re dei balli popolari italiani, tante, no? Cose. Poi le due serate, una che ho fatto a Grotte, che dopo 40 anni sono andato al mio paese per la festa della Madonna delle Grazie, è stato veramente un grande successo, e poi quella del Sol Culturel negli anni 95, non mi ricordo più, per i 50 anni di carriera, sono 60, non so quanto. Un adepto della salvo. C'est extraordinaire. Alors, Tony, 75 ans d'immigration italienne en Belgique, est-ce que vous avez souvenir du premier bal que vous avez animé, ou du moins vous étiez invité? Sì, hai ricordo di questo primo... Abbiamo cominciato insomma con le Rebelle du Rythme, sarebbe i fratelli Verderame. Dove è bel du ritmo. Dove Luigi giocava alla chitarra bassa, aveva 10-12 anni, credo, aveva così, e si andava poi dappertutto, nelle Ardenne, dappertutto. Poi mi sono ingaggiato con una orchestra, ho registrato un disco per 58, 59, 60, insomma ti dico non li conto più, sai. Allora, Tony, est-ce que le persone che venivano a soirée, c'était des Italiens, c'était des Belges, c'était un peu tout le monde, c'était chi? Adesso ti dico la verità. Parliamo di anni 60. Ti parlo degli anni 60. Io ero spesso a Sedan, quelle serate là, nelle Ardenne, tutte le Ardenne le ho fatte tutte. E tutto il mio repertorio era tutto basato tutto in francese. Qualche canzone italiana, c'erano 3-4 come sono il mio, qualche cosa. Il classico. Di fatto tutto il mio repertorio è messo da parte. E dunque negli anni 80 mi sono buttato un po' all'italiana. E devo dire che c'erano dei paesani miei che venivano da Longwy. Venivano fino a Marche, a Famen, venivano a passare la soirée, perché non perché... Dei grottesi allora, dei grottesi. Venivano anche da Serie... delle persone, dei belgi che ci seguivano da Antenne un po' dappertutto
Erano anni d'oro quelli. Erano gli anni delle orchestre, sinceramente. Ti dico la verità, quando le fermie venivano alle 9 di sera, perché le serate cominciavano alle 9 di sera, te lo giuro, si andava fino alle 4-5 di mattina, alle volte ho cantato durante 8 ore, più di una volta mi è capitato. 8 ore? Che i contratti erano 6 ore. C'era la sala piena. Ah, sì. Bisognava allora cantare, veniva... però a che ora si iniziava allora? Scusa. Alle 9. Di sera? Di sera, sì. E si andava fino... Sì, fino a... alle 3? 6 ore, 6 ore. Alle 3? Alle 3. Tanta gente, il padrone veniva, fate ancora un'ora, sarà già per il prezzo, 7 ore. Ancora un'ora, 8 ore. Oh. E mi ricordo, negli anni 65, facevo la serata dei sottufficiali Arlo. Dunque, abbiamo cominciato alle 9 e indovina a che ora abbiamo finito. Alle 6 di mattina. L'indomani alle 6 di mattina. Alle 6 di mattina. Siamo rientrati alle 10 di mattina a casa. Ah là 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 là. Sono tutti ricordi ancora vivi. Ero giovane, te lo giuro, non ero mai. Quanti anni aveva la Toni di Napoli? Oh, beh, dunque 26 anni, 27 anni, così. Allora, Toni, andiamo, perché Toni di Napoli sei qui con noi e per la sua testimonianza importante. L'abbiamo già intervistato tante volte, però è sempre un piacere ripercorrere quegli anni. No? Tra poco ci dirà perché il papà Toni di Napoli lascia Grotte per venire qua, ce lo dice tra poco. Intanto noi andiamo in questo nuovo album che si intitola Insieme a noi. Giustamente. Secondo me l'esclusività, perché l'album non è pas encore sorti finalmente. No, 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 siamo in ritardo. Comunque nelle prime due settimane di febbraio il disco sarà qui. Ieri abbiamo avuto le novità dalla Maison de Pressage, ha detto non c'è problema, la seconda settimana di febbraio il disco arriverà a Moselle. Va bene, allora ascoltiamo questo Amor. Sono andato a scavare nel 1944. Questo è il 44. Quindi è il 44, esatto. È un successo di? Di Tino Rossi. Che lo vediamo comunque in piena forma, Toni, guarda, stai bene, sei sempre il solito, no? Sorridente, sempre molto reattivo, devo dire, e grazie di esserci anche voi, pubblico di Radio Italia, perché per noi è sempre un piacere, come dire, accogliere i nostri artisti, no, però non hai preso il caffè. Non è bene, l'avevo preso prima di venire. Allora un caffè va bene, va bene, va bene. Allora, la voile, magnifico, Toni. So, c'è male. Come si tiene questa voce? È perfetto, eh? Beh, è perfetto. Hai lavorato. Allora, percorreremo tra poco anche gli altri brani. Sì, e saluto tutte le persone, 10 pezzi, tutte le persone che hanno lavorato e che hanno contribuito a questo. Allora, Toni, dicevo e abbiamo detto che un nuovo disco è come un nuovo figlio, no? Alcuni artisti lo dicono. Abbiamo molto lavorato sulla canzone che è il titolo del compatto,
Donc, insieme a noi, credo che la canzone è abbastanza buona. Speriamo, speriamo, insomma. Noi la diamo e poi le radio vedranno cosa ne Si pensano. contano i dischi quando uno li fa, cioè alcuni dicono beh, sono arrivato al quindicesimo, al sedicesimo, al Sì, diciottesimo, si contano, a che punto siamo giunti? Non lo so. difatti con quello, il penultimo, abbiamo fatto un secondo tirage di 1000, adesso ne restano qualcuno di legame perché tutto ormai sono siete ammortito questi diritti. Ah, Certo, sì, certo. comunque con ecco, un nuovo disco nel 2020. No, vorrei dire una cosa, Lorenzo. Vedi, Prego. noi facciamo tanti sacrifici per registrare un disco. Devi capire che quando la SABAM ci dà l'autorizzazione per... Difatti i professionisti sanno quello che voglio dire. Dunque, dico a certe persone, non fate dischi pirata. Non fate dischi pirata, perché alle volte arriva un disco con una copia così. Sì, per passarlo una volta va bene, ma... Noi paghiamo la TVA, no, no, è un Certo, prodotto belga, è un certo. prodotto belga. Allora quello che prego, gli animatori che non dimenticano le produzioni belga, che sia in italiano, che sia in francese, che sia in tutte le Ah, ecco, lingue, Tony Napoli capisci sta quello che voglio dicendo dire? qui, se noi diamo poi i dischi non cominciate a copiarli per darli a destra e a sinistra. No, no, cioè, voglio dire che a volte si va in studio, si fa un disco così, senza che, per amor di Dio, non accuso nessuno, ma dobbiamo dire che... Senza i diritti d'autore non possiamo più fare dischi. È bravo, Ecco, capisci? ed è bene ricordarlo. Come avete scelto questi brani nuovi, Tony? Cioè, 10 brani, no? Alcuni dicono che certe volte alcuni pezzi li vogliamo mettere, però bisogna fare una scelta. Certo, Ecco, ci puoi spiegare come avete scelto, per esempio, Arrivederci, Beh, arrivederci, ho Tango fatto della una canzone gelosia. che ho registrato nel 66 che ha avuto un grande successo. Era un successo dei jukebox, devo dire, quei momenti là, grazie ai jukebox. E anche all'RTP passavano i dischi domandati, no, Giorgio, insomma, era abbastanza programmato, li abbiamo venduti assai, veramente. E allora ho voluto rinfrescarla, questa canzone, e farla un po' a... un po' Stiamo di quello che... percorrendo il disco di Sì. Tony. Bello. C'est vraiment la tradition de ces chanteurs. On n'en fait plus des chanteurs comme Tony di Napoli. Poi in Tony, francese, no? poi in Non se ne italiano. fanno più cantanti come Tony di Napoli, no? Non so. È vero. Insomma, tutti questi anni di carriera. Quanti sono adesso gli anni di carriera, Oh, Tony? sono dunque dal 57 e no, non dimentichiamo, ho visto una foto in nero e bianco all'Arena di Grotte. Ah! Ti parlo di 1954, dove si andava a vedere i film d'estate, fuori del cinema all'aperto. E mi Certo. ricordo che una sera hanno fatto una serata di varietà e come te, ti ho sempre detto io, il mio tenore, Claudiovilla. Ah no, no, il mio neanche. tenore preferito era Apre. Beniamino Gigli perché avevo la Certo. voce prima dei 14 anni, perché poi la voce è muta, dobbiamo... Sì, poi. Dunque io speravo, ero un grande ammiratore di... Beniamino Gigli. Beniamino. E mi ricordo che quella sera ho cantato una canzone, la canzone dell'amore, è una vecchia canzone ancora che si dice: Solo per te, Lucia, è la passione mia. Non me la ricordo più perché la partizione ce l'ho ancora per Ma dirti. non è E un male. ricordo, quando ho visto quella foto là, i grotteschi l'hanno messa sul coso, mi è ricordato che
c'era un affollamento terribile, era 1954, dunque da bambino già cantavo. Tony, ma quando uno va avanti con l'età, certe volte la memoria si affievolisce, sì, ci sì. sono delle cose che non si ricorda più Tony di Napoli, oppure tutto è ben impresso in testa. Quando faccio le serate, anche che la canzone la conosco a fondo, mi ci vuole il leggibile, lo voglio là vicino da me. Mi dispiace, così. Certo, è come un supporto per me. Ma quella è la memoria, sì, direi, musicale. Beh. Però c'è anche la memoria dei fatti, la memoria... Come? Per esempio, siamo in questo anniversario celebre, la memoria del viaggio, del papà. Perché il papà lasciò? Magari l'ha già detto tante volte, lasciò per andare a lavorare, per trovare un lavoro migliore. Sì, no, cosa faceva suo papà, Tony? Io sono nato orfano, sono nato qualche mese dopo la morte di mio papà, perché lavorava a Racalmuto nella miniera di Zolfo. È scoppiato l'antimonio, sono stati tanti morti, dunque. Poi è arrivata la guerra e sono ringrati. Mi ricordo che avevo 2 anni, tutte le mattine io ero seduto davanti la porta, dove perché Grotte faceva così, Agrigento, Aragona, Grotte, Racalmuto, poteva andare fino a Messina, dunque tutto passava di là. E tutte le mattine passava il caparo e mi spremeva il latte, lo bevevo, avevo 2 anni, mi ricordo che poi ho buttato la tazza. Vabbè, vedi, questo è un ricordo. Quelle cose mi ricordo. Ma 2 anni, ma io 2 anni non mi ricordo neanche, sì, dove ero. Però mi ricordo, durante la guerra, te lo giuro, abbiamo sofferto tanto, tantissimo. E mi ricordo quando sono rientrati gli americani, quei carri armati che passavano a Grotte davanti alla casa dove abitavamo. Questo è un ricordo che c'è ancora. Ti dico, è stata una qualche cosa, ci avevano insegnato dite stop, diciamo stop, buttavano le caramelle, i cioccolati, che mai aveva mai gustato quelle cose. E c'erano dei siciliani, figli dei siciliani americani, che dicevano qualche parola, che andavano a salutare dei parenti, dei cugini, che... Per dirti. Sono ricordi che rimangono. Benissimo. E allora, quando avevo 7 anni, quando la guerra è finita, mi trovavo al centro storico di Grotte, Piazza Marcone, e là tutte le campane delle chiese sono messe a suonare, e tutti, c'era una folla immensa, chi sparava di qua, chi sparava da là, dice, la guerra è finita, io ho talmente avuto paura, sono scappato, sono andato a casa, ho detto, mamma, dico, la guerra è finita. Sono delle cose che... E ancora un'altra cosa, mi ricordo, una notte dovevano bombardare Grotte e mi ricordo che la povera mia sorella, che ha 11 anni più anziana di me, che insomma ci è venuta a mancare qualche mese fa, siamo partiti alle 3 di notte, mi portavo sopra le spalle per andare in campagna, siamo andati a nasconderci sotto un grande albero e vedevo gli apparecchi che passavano. Finalmente non hanno bombardato, a mezzogiorno siamo ritornati e tutto è andato così. Beh, comunque a Grotte, Tony, da Grotte vedevamo da Agrigento, Porto Empedocle, quello che è successo, le bombe che cascavano, te lo giuro, vedevamo tutto nel paese. Ricordi ancora molto vivi, no? Sì. 38... 57, faccio il calcolo, anche se poi all'inizio non si arriva veramente subito in Belgio, forse c'è una tappa nel nord Italia. Sì, mio fratello lavorava a Milano, viene a Milano, insomma, sono andato, avevo trovato un lavoro come sarto. Beh, non è stato possibile trovare una casa per far venire mia mamma. E un giorno vedo arrivare mia mamma a Milano, ho detto, cosa sei venuta a fare? Perché a casa non ce l'abbiamo. Allora, mio fratello mi ha detto, senti, cosa ti dico, la vai a accompagnare. Sto adesso ritornato a Grotte. Sua mamma viene da Grotte a Milano a sorpresa. E non avevamo una casa, perché mia sorella va a vedere, perché sa, io sono giovane. Dio mio. Cioè, si preoccupava, forse vado a vedere cosa sta... Ho perso il lavoro là. E avevo conosciuto una signora che mi ha detto, se te resti qua a Milano, ti faccio fare corsi di canto dal tenore Giacomo Lavori Volpe. Era un grande tenore che era... pensionato, che dava corsi di canto. E poi, quando ero in Sicilia, se ero giovane naturalmente, in Sicilia poi ho fatto, facciamo dei matrimoni, serate, serenate. E poi dico, vado in Belgio a salutare mia sorella. E sono venuto in Belgio, ecco. Così. E sai com'è? Tira qua, tira là, deve restare, se sono debruie, come trovi dei travai. Io ho trovato un lavoro come sarto e di là. Sono rimasto in Belgio. Allora, le testimonianze,
d'un chanteur pas comme les autres, c'est vraiment un chanteur hors norme, c'est Tony Di Napoli qui vient dans notre studio ici à la radio et qui vient raconter quand même toute cette épopée d'Italiens qui sont arrivés ici en Belgique. Mais lui, bon, il est arrivé en 57. Il n'a pas connu la mine, hein, quand même, puisque... Mio papà aveva detto a mia mamma, prima di morire, che ha vissuto 5 giorni, 5 notti durante l'incidente, ha detto i miei figli non devono mai scendere in mina. E all'agosto a Tilleur volevano incaggiarmi, ho detto no, non scendo, niente da fare. E finalmente poi per mezzo di un amico mi ha trovato un posto di lavoro. Come sarto a Jupille-Bruyère per dirti. Ah, voilà. Donc, così sono rimasto. Un couturier, un sarto è un. Mi hanno fatto il permesso di lavoro e. E lì è cominciata la sua avventura. Altrimenti scappavo per Milano, era più vicino. Abbiamo i saluti di Carmelo Bullo, di Rocco De Primis. Grazie Rocco, grazie Carmelo. Ti stanno ascoltando e chiaramente è sempre per noi un avvenimento avere con noi. Tony Di Napoli, tra l'altro ve lo ricordo, in quest'anno così importante per l'immigrazione italiana. Emigrazione italiana in Belgio, 75 anni. 75 anni. Su Radio Italia, l'invitato. Entendre ces classiques de la chanson italienne entre l'Italie et le français. Tony Di Napoli, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous énerve particulièrement dans la vie ou bien même dans votre parcours? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a énervé à un moment donné? Io sono una persona molto sincera. Io bugie non le racconto mai. Alle volte meglio dire una bugia te la passi meglio. Poi le bugie hanno rispetto, le gambe corte. Rispetto tutte, rispetto. E non ammetto quando qualcuno cerca di mettermi le ruote. Il bastone tra le ruote. Capisci quello che voglio dire? Sì. Credo che è gelosia, non so cos'è. Sinceramente io rispetto tutti i miei colleghi cantanti, che sono musicisti. Sempre rispettato. Est-ce qu'entre chanteurs il y a idée parfois par moment de ou bien con me no, ma io risento qualche cosa che capita. Per esempio c'è uno che per dire non vuole mai cantare prima di me da Zappodiom. Ah, lo so, lo capisco, alle volte ma sa va canta dopo di me, non ci fa niente, non mi rubi niente. Allora on dit que la modestie de Tony Di Napoli lui a peut-être coûté une carrière plus importante. Quello, sì, veramente. È stata un po' colpa mia, perché ti dico la verità, mi sono sposato a 64, poi subito sono venuti 3 figli, avevo un bel lavoro, avevo tantissime serate, ho detto, beh, da un lato, con le serate ho dovuto comprare una casa, grazie a questo, e il lavoro mi ha dato la pensione, capisci? Sto bene con la mia pensione, no? Non ho bisogno più di cantare, andare a certo, capisci? Hai comunque... Ha comunque me ne sto con la passione, così, e il piacere di esistere. Mm-hmm. Ma è d'accordo sul fatto che forse con, che ne so, un po' più di cattiveria, che non, tra virgolette, un po' più di... avrebbe fatto un'altra carriera, una carriera certo, più legata, devo che ne so... Che...
alla Francia, per esempio. Io conosco tutte le persone che mi hanno messo un po' il bastone nelle ruote, beh, per disgrazia, mi dispiace, però sono tutti morti. Non li ho ammazzati io, attenzione, sono morti. Ora! No, quello devo dirlo, sì. Sì, io per sapevo cui... sapevo chi cercava di farmi del torto. Certo, certo. E non ci sono più adesso. Produttore, però... produttore, editore, amici, gente che organizza lo spettacolo, magari. Allora, ci vuole dire che forse non è tutta colpa sua se non ha fatto questa che qualcuno no, magari... No, niente, io sto bene così, sai. Ma sì. Mi sono divertito. Sì, ma è chiaro, è chiaro. Sì, per me è stato 60 anni di divertimento. Credimi, Lorenzo. E ancora adesso lo spettacolo continua, anche se per il momento siamo un po' così, in astinenza, diciamo in astinenza. Comunque, il nuovo disco, Tony, stiamo percorrendo un po' di musica. Come erano quegli anni, sì, gli anni 60, gli anni 70, quegli anni dell'emigrazione italiana, come erano? Era bello, certo manca quella nostalgia, c'era più unione fra le famiglie, i vicini di casa, poi adesso tutto questo è cambiato, sai, il benestare ha cambiato un po' tutto, l'egoismo un po'. Qui la società, insomma, la generazione da un lato è meglio così, che la gente sta meglio, giusto? Nessuno può morire di fame in Belgio. Tony, cosa gli fa a 80 e passa anni di essere ancora comunque presente davanti a questa nostra vita italiana e italo-belga? Perché oramai siamo tutti diventati un po' belgi. Per me il Belgio è la mia seconda patria, te lo giuro, io non lascerei mai il Belgio, te lo giuro. Quando parto vado per dire, guarda, Natale dell'anno scorso sono andato 15 giorni a Benidorm, beh, dopo 10 giorni a me la casa mi chiama, è così. Certo, c'è sempre... Quest'anno le vacanze, nel 2020 le vacanze sono andate via, non è stato possibile. Sì, che di solito va in vacanza nell'Adriatico. A me piace l'Adriatico. Tra Grotte e Seurin, allora... C'è Gatteau Mare. C'è Gatteau Mare. Ma dico, sì. Ecco, beh, la vita passata a Seurin, a Liegi, certo, sì, sì. I ricordi sono anche a Grotte, no? L'infanzia, certo. La gioventù. Sì, sì. Cos'è? Si ha sempre un piede da una parte e un piede dall'altra, oppure... Tutti e due i piedi sono a Seurin. Io c'è un giorno che non guardo la città di Grotte, insomma il paese di Grotte, diciamo, guardo cosa succede, perché fanno un po' di cultura, c'è stato un progresso abbastanza buono. Mm-hmm. Sì, in Sicilia sono delle persone che... Si è mai spiegato perché tutti questi gruttisi si sono ritrovati qui? Per esempio, c'è anche il dottore Rizzo, c'è il mio professore nipote, Castronovo, sì. Ce ne sono tanti di gruttisi, e li salutiamo. Les gruttisi, bon, vuol dire aux amis belges, sì. C'est quand même une colonie assez importante en province de Liège. Beh, no? Dappertutto. Io no, Belgique. Dove vado, sento parlare un paesano per dire questo è paesano mio. Appena apro la bocca, questo è di Grotte. Certo. L'accento nostro, capisci? Ma come devo dirti, ieri ho dovuto registrare una trasmissione per una radio di New York, che passerà, passerà il 5 febbraio, venerdì 5 febbraio alle 17, perché laggiù saranno fuso orario, le 11, nella radio Amico. Volevo salutare tutte le persone che sono vicine a Tone di Napoli, anche Gaetano che sarà ascoltando, Jacques. Lo salutiamo pure, ciao, e tutti gli altri. Mia figlia pure. Come si chiama? Carmen. Carmen, ciao. Allora, moi je les adore toutes vos chansons, mais celle-ci, franchement, je crois que c'est Voglio amarti così, è oui. Ça, hein? Sì, sì. C'est génial, ça, c'est, oui. J'adore. Ce sont des titres... inoubliabile. Ah, no. Voglio amarti così eternamente, voglio amarti ogni dì con tutto il cuore, solamente te abbracciando dirmi le cose più belle, solamente te andare la felicità come il sole sei tu.
tramonto che muore, sempre dicono al vento ogni lì, voglio amarti così. Penso che adesso mi sentite meglio. Voglio amarti così, Tony, no? Bello, bel brano. Devo dire, cosa hai chiamato di più Tony di Napoli? Sono delle canzoni perché mi domandano spesso nelle serate. No, ma lei stesso nella vita, Tony. Beh. Cosa ha amato di più? Nella parte sua moglie, i suoi figli, che ne so. E musicalmente tra poco mi deve dare i cantanti che Tony di Napoli ha amato di più. Forse Beniamino Gigli, l'abbiamo capito. Beniamino Gigli e poi sono tutti. Anzi, devo dirti, nel mio repertorio, quando avevo con l'orchestra di Giovanni Rintel, cantavo due canzoni di Frédéric François. Ah, ecco. Abbiamo scritto sempre. Che sarà presto nostro ospite. Foglia. No. Sono... non me ne ricordo più. C'ho ancora il testo. Ah, di Frédéric. I primi due 45 giri che hanno funzionato molto bene. E avevo anche nel repertorio delle canzoni di Mireille Mathieu, tanti artisti. Ero obbligato per riempire 6 ore di... Allora, però se dobbiamo scegliere un artista, direi al maschile e un artista femminile. Scegliere è un po', come dire, rinunciare, no? Scegliere e rinunciare. Si dice che c'è... Femminile, Barbara Streisand, Frank Sinatra, Tommy Jones, Tony Bennett. Questi artisti qua. Sì, andiamo in America. In America, sì. Barbara Streisand, Tony Bennett, Frank... Sono i migliori, sono Frank Sinatra. J'adore Frank Sinatra. Ma Claudio Villa ce l'ha messo. Sì, certo, Claudio Villa per l'Italia è stato più grande, a parte il suo caratteraccio che aveva, ma era una bravissima persona. Vous êtes rencontré Claudio Villa? Sì, due volte. Due fois. Nel 60 Palazzo Congresso e nel 86, grazie al nostro amico Rocco De Primis, abbiamo mangiato insieme, si avete mangiato. Sì, un bel ricordo, insomma. Bravo. Et comment est-ce qu'il était, Claudio Villa? Est-ce qu'il était réceptif? Ou bien est-ce qu'il était un peu... No, era una brava persona, veramente. Sì, una brava, buon cuore, veramente. Guardiamo un buon souvenir. Certo, sì, era una brava persona. Era in televisione quando lo attaccavano, non si lasciava fare, perché lui diceva, in Francia c'è Tino Ross, in Italia c'è Claudio Villa. E aveva ragione, voleva... Giusto. Io quando ascolto quello che ha fatto, che ha registrato, sinceramente bisogna apprezzarlo. Certo. È imbattabile, veramente. Nessuno si può misurare come lui. Perché se te metti la canzone per dire forse un amore così grande, no, perché là c'è un po' di papier colonne nel disco. È stata dura per registrare quella canzone, lui lo sa, infatti. Ah, ma cantata da Tony di Napoli? No, io l'ho fatto un po' a melodica, con due toni più in giù, magari. Ma voglio dire, quando senti una canzone, per dire, classica, per dire, non ti scordare di me, la senti cantata da Claudio Villa, o anche del grande Pavarotti, la melodia non è la stessa, c'è un sentimento più bello, più pastoso, più melodico, voilà. Abbiamo questo momento in cui la figlia di Claudio Villa al festival, sì, l'ho incontrata, grazie a Rocco, canta questa sovrapposizione con il papà. Vogliamo andare un po' dentro? Sì, perché no? Ma voglio solo
questo è proprio Claudio. Adesso ti spiego, quella canzone là è stata scritta dal maestro Guido Maria Ferilli, infatti ci scriviamo sempre, mi ha proposto una canzone sua, signor Ferilli. Dunque lui, quella canzone è stata scritta per Mario Del Monaco, io il disco ce l'ho, Mario Del Monaco. Sì, sì. Dunque, l'ha cantata all'Eurofestival, Mario Del Monaco, ho vedetto. E ti dico, è una canonata. Solamente cosa hanno fatto? La casa discografica hanno preso la stessa base, la stessa tonalità di Mario Del Monaco e Villa ha messo la sua voce. E là un palo tecnico, e là è stata una sofferenza, io lo so. Allora, si detta ancora l'abbro che parto di Napoli e nella tecnica, Tony, io sei un maniaco della tecnica, avrà, Tony di Napoli. Avrà sofferto tanto, perché se se ne senti quando cambia la tonalità che va sopra, eccolo. Là, secondo me lo studiano chiuso, poi ha preso il respiro e riparte per l'acuto, io conosco i trucchi. Ma non è facile da cantare questa canzone. Infatti quando è venuto a Liegi a Ons l'ha sbagliata, cantare, no? No, doveva cantare 20 canzoni. E questa? Questa? Non l'ha mai cantata in diretta. Ma la fa fare? Tu giuro per fare. Ah, ma scherzi in chanson, è complicato. Vabbè, salutiamo comunque anche... Io al posto di Claudio Villa l'avrei fatta un tono giù. Senti, Tony, mezzo tono giù. Ma questa canzone è come il Redillon, no? Il Redillon di Formula 1. Se lo fai a fond, puoi sbandare, certo, no? Certo. Se la fai a fond. Comunque, ma in questo caso non è facile farla al 100%. Non c'è niente da criticare, l'ha fatta bene. Certo. Ho dovuto soffrire. Però la figlia c'ha anche lei un bel... Brava. Tony, pensa adesso, ti chiediamo una cosa molto importante, eccola qui. 75 anni di emigrazione italiana in Belgio. Su Radio Italia, la testimonianza. La tua testimonianza, Tony, cosa ti senti di dire 75 anni dopo di emigrazione? Sono tanti, naturalmente. Penso... tutte quelle persone che hanno perso la vita nelle miniere naturalmente e anche nelle fabbriche c'è stato e tutte le persone che adesso non ci sono più. Ancora 2 anni fa ho perso un amico che veramente è un grande amico, era un po' malato dei polmoni della mina e anche lui se n'è andato. Ne restano pochissime adesso, ne restano, peccato, perché bisogna avere il coraggio a scendere giù in mina. Veramente. Ecco, c'è una parola che può descrivere questi 75 anni, secondo Tony di Napoli? Certi minatori l'avevi fatto, se ero a posto del console, l'avevi fatto tutti cavalieri. Sinceramente, meritavano, lo meritavano, che hanno sofferto, hanno rischiato tutto e hanno lasciato la pelle. E la parola che potrebbe Tony dire di questa emigrazione, di cos'è? C'è una parola, se c'è una frase. Insomma, che dovresti... Diciamo che grazie al carbone, dopo la guerra, capirai, l'Italia era distrutta. Sì. Non aveva il choix, fare bien alle Troje, in Francia, in Belgio, dappertutto, gente che ha scappato in America anche. Difatti la persona che mi ha intervistata ieri, a radio di New York, lui è arrivato a New York nel 1958, per dirti, Anche lì c'è questa immigrazione. 75 anni vissuti alla grande, direi. Alla grande, vediamo, sì. Tra cantanti, certo. Quante. Allora, c'è un nome che ti viene sopra tanti in questa immigrazione? C'è qualcuno, un esempio, a chi pensa Tony di Napoli? Devo dirti che penso sempre al sacrificio che loro hanno fatto, se noi siamo bene adesso, al sacrificio. Grazie a loro. Al sacrificio. La parola sacrificio. Sì. Ma tra i personaggi espressi dalla nostra comunità, c'è un nome o l'altro che ti viene in mente? Parte Tony di Napoli. No. Diciamo per far parte anche Tony di Napoli di questa. Un grande personaggio sarebbe Salvatore Adamo. Il maestro, certo, sì. Ecco, questo è importante. Tony. Allora andiamo ad ascoltare in questo 75enario la canzone nuova di Tony di Napoli. Ecco, l'abbiamo già messa in onda. Grazie. E grazie di averla fatta arrivare nella nostra redazione. Tony di Napoli, inedito, insieme a noi. Insieme a noi.
materiali non potranno mai creare l'amore, l'amore è il mistero che porta il mondo e splende in ogni cuore, lo canto così. Siamo giunti veramente alla fine, ragazzi. Come vola il tempo, io non ci posso credere, rimangono veramente pochi istanti per fare i complimenti al grande Tony Di Napoli. Grazie. Che grazie. Forza, Tony, io non so dove prende Tony Di Napoli questa, forse la prende dalla famiglia questa forza, no? La famiglia è un aspetto importante, no, Tony? Certo, anche sì, anche loro, certo. Ti salutiamo tutti, la dinastia di Napoli. Ho ricevuto ancora un messaggio adesso, penso, non vorrei sbagliarmi. Sì, grazie per questa trasmissione. Mio papà è un uomo semplice, sincero e onesto. È il più grande dei papà, dei nonni, degli uomini. Amicizia Jacky di Napoli. Veramente. Ciao Jacky, ciao. Tony, beh, ti riaspettiamo ancora perché noi quest'anno di celebrazione lo cominciamo. Non abbiamo potuto fare il concerto di Capodanno. però abbiamo messo la replica, c'eri, eh? Abbiamo un bel ricordo dell'anno scorso. Sì, bravo, bravo. Anzi, volevo salutare anche la memoria di Gianni Verderam che ci ha lasciato, veramente. Mi spiace veramente. E di tutte queste persone che a un certo punto non ci sono più. Bravo ragazzi. Tony, bravo anche te, bravo, bravo. Ti ringrazio. Ci rivediamo a Radio Italia? Con piacere. Ciao. A presto. Ciao Tony, vuoi fare un saluto particolare a qualcuno? Saluto tutti le persone che sono all'ascolto di Radio Italia. Grazie. Un abbraccio forte. Grazie Tony, e noi ti salutiamo e bravo per questo nuovo disco, bravo. Emigrazione italiana in Belgio, 75 anni.